bello ritrovarvi anche oggi qui nel mondo di Gaia. Cosa possiamo costruire oggi? Qualcosa di facile facile. Allora, dunque in casa mi sa che tutti abbiamo del cartoncino. Se non abbiamo del cartoncino abbiamo dei fogli colorati. Se non abbiamo dei fogli colorati abbiamo dei fogli bianchi che possiamo colorare. E quasi tutti, anzi sono sicura tutti, avete lì a casa delle mollette. Perché oggi stiamo per costruire il pulcino che fa cucù, cucù. Siete pronti? Vediamo se avete tutti i materiali a disposizione. Cosa ci servirà quest'oggi per fare il nostro pulcino? Una bella molletta, del cartoncino colorato e dei pennarelli di vario colore per decorare il nostro pulcino. Inoltre ci servirà ovviamente della colla stick. Beh, come abbiamo visto, il pulcino sta dentro un ovetto e ora io ho scelto del cartoncino viola da sagomare con le mie forbici, cioè da ritagliare. Sto facendo la forma di un bellissimo ovetto. Ecco qua il nostro ovetto. Come possiamo renderlo più carino? Con dei bei pois. Io adoro i pois. Una volta finite le decorazioni, dobbiamo dividere l'ovetto in due parti. Io ho preferito farlo a zigozago, anche perché solitamente i pulcini quando escono fanno molta fatica e spingono rompendo l'uovo in diverse parti. E ora dobbiamo attaccare queste due parti sulla nostra molletta. Prendo la mia colla stick e riempio la molletta sul lato dove andrò a incollare l'ovetto con la colla. Prendo le due parti dell'ovetto e le appiccico dove ho appena applicato la colla. Ecco. Ecco, il mio ovetto si apre già in due parti. Ma ora aggiungiamo il nostro pulcino. Prendiamo del cartoncino giallo e ritagliamo la testolina del nostro amico pulcino. Ed ora prendiamo del cartoncino arancione per fare il becco del nostro pulcino. Eccolo qua. Ci mettiamo un po' di colla e lo appiccichiamo sul musetto del pulcino. Già è carinissimo, ma per rifinirlo ovviamente ci mancano due occhietti. Oh pulcino, dove vai? Ecco, ti ho preso. Ora dovremo sistemare il nostro pulcino dietro alla molletta per fare capolino. In questo modo. Dopo aver preso le misure, mettiamo la colla solo su un lato. Ecco. E ci appiccichiamo dove avevamo calcolato il nostro bel pulcino. Ed ecco qua il nostro piccolo amico. Cucù! Pulcino ballerino, tic e tac, tic e tac. Allora, come vi è venuto il pulcino che fa cucù? Bene? Beh, possiamo fare anche delle altre cose. Dentro l'ovetto possiamo metterci una rana per fare una cosa diversa. Oppure possiamo fare un pacchetto regalo con dentro qualsiasi cosa. Anche un razzo che parte per lo spazio. Insomma, il pulcino è solo un'idea. Poi voi potete farci quello che volete. Ciao bambi! Se questo lavoretto vi è piaciuto, continuate a seguire Gaia e il suo riciclo creativo. E mi raccomando, mettetemi un like! Ciao!